Ieri la manifestazione organizzata dalle guide dal Comitato della Riserva del Borsacchio e dal WWF per protestare contro l'adozione del PAN, piano di assetto naturalistico, da parte del Consiglio Comunale di Roseto. Il piano, spiega Marco Borgatti, direttore delle guide, è atteso da 16 anni. Noi vogliamo l'approvazione, ma non così com'è, perché devia verso l'edilizia più che la natura. Non si può fare un parcheggio in una riserva dove tra l'altro nidifica il fratino. Porteremo le nostre osservazioni prima che vada in Consiglio regionale per l'approvazione. Piano di assetto naturalistico che prevede moltissime questioni e apre molti dubbi sul futuro della riserva Borsacchio. Per questo qui siamo venuti come rappresentanti, ci siamo noi delle guide, ci sono tantissime associazioni dal WWF, la SOA, Italia Nostra, il Centro Studi Cetaci, la FIAB e tantissime altre associazioni. Per una diretta Facebook. Consapevoli del periodo Covid e del nostro impegno anche durante le vaccinazioni, abbiamo cercato di contenere a questi rappresentanti la manifestazione. Però siamo qui per far capire al Comune, a chiedere di rinviare il Consiglio Comunale. Questo PAN è un'incognita troppo grande per il futuro della riserva. Chiediamo una serie di incontri e di prendere almeno un mese di tempo per vedere se è possibile emendare o modificare prima della sua fase di approvazione in Regione. Invece il Consiglio Comunale di Roseto ha adottato il piano. I promotori della manifestazione hanno chiesto di difendere la vera area protetta della costa teramana da un piano, dicono, che la comprometterebbe, di preservare la straordinaria ricchezza fatta di testimonianze storiche, artistiche, archeologiche e architettoniche. Come detto, l'ultima parola per l'approvazione spetterà al Consiglio regionale.